Io nemico dell'euro e dell'Europa, niente di più falso. La retromarcia di Berlusconi è per lui solo un chiarimento. Arriva puntuale stamattina con una nota. L'invito del Cavaliere al governo a sforare il tetto del 3% nel rapporto deficit-PIL. La sfida all'Europa perché ci provi ad espellere l'Italia dall'euro e dall'Unione. Vengono derubricate a incitamento e incoraggiamento all'attività del governo che sosteniamo con assoluta lealtà. Alla vigilia della temuta sentenza della Consulta sul legittimo impedimento al processo Mediaset, Berlusconi conferma il doppio registro della responsabilità e dell'euroscetticismo, utile in caso di uno scivolamento verso le elezioni, ma anche per rivendicare eventuali successi anti-austerity nel prossimo vertice europeo di fine mese. Considero astratta l'ipotesi che Berlusconi sfiduci il governo, minimizza il segretario PD Epifani. Le sue dichiarazioni non fanno male se poi contraddette. Anche l'Europa però deve cambiare passo, rivendica la bandiera della crescita Epifani. Dobbiamo uscire dalla spirale infernale del solo rigore. Ma al di là del dibattito sull'Unione i toni si alzano. Massimo D'Alema invita Berlusconi a tacere. Ha governato il paese per molti anni, quindi se aveva qualcosa da fare doveva farlo quando era al governo. Adesso se sta zitto è meglio. Matteo Renzi è sulla stessa linea, lui Berlusconi vorrebbe rottamarlo. Sono uno di quelli che crede che Silvio Berlusconi abbia avuto la sua chance di cambiare l'Italia e non l'abbia sfruttata negli ultimi 20 anni. Quindi sono considerato il rottamatore del centrodestra, ma posso garantire del centrosinistra, ma posso garantire che vorrei rottamare anche molta gente del centrodestra. D'Alema faccia tacere Renzi, il suo rottamatore che ha avuto la bontà di riciclarlo come consigliere politico, attacca Renato Brunetta, che di nuovo incalza il governo. Basta balletti sull'IVA, non oltre il 24 giugno, si faccia il decreto per lo stop al suo aumento. Mentre il ministro Maurizio Lupi insiste a tassare la prima casa ingiusto entro il 30 agosto, abolire e riformulare l'IMU. Il PDL continua a puntare il dito contro il ministro dello sviluppo Zanonato, che ha detto di ritenere inevitabile l'aumento dell'IVA. Fa il sabotatore per conto di Bersani, accusa Daniela Santanchè. Come dire che i pericoli per il governo vengono dal PD e non da Berlusconi. Ma contro l'ex premier torna in campo anche Mario Monti. Avrebbe fatto meglio non firmare nell'estate del 2011 gli impegni con l'Europa di rientro del deficit. Io non l'avrei fatto. Non metterei oggi in discussione impegni presi, però sarei stato molto ma molto più cauto nel prenderli. E non direi all'Italia faccia quello che vuole, tanto poi l'Europa dovrà prenderne atto.